Lia ha un occhio verde e uno blu e vede il mondo un po' verde e un po' blu. Lia vorrebbe correre, giocare, ma nessuno gioca con lei. Giulio ha un occhio verde e uno blu e vede il mondo un po' verde e un po' blu. Giulio vorrebbe correre e giocare, ma nessuno gioca con lui. Oggi è il compleanno di Lia. Compie 10 anni. È il compleanno di Giulio. Sono magici 10 anni per un bambino. Giulio desidera un amico che giochi per sempre con lui. Allora immagina un cagnolino. Quella notte la fata arriva nella stanza di Giulio e decide che è giusto esaudire il suo desiderio. Il mattino dopo, la mamma accompagna Giulio al canile. In quella grande casa dove ci sono tanti cagnolini abbandonati. Poi Giulio nota una cagnolina che non abbaia, che non scodinzola, perché ha gli occhi chiusi. È lì da tanti anni, fra 1000 cani. Si avvicina alla sua gabbia e inventa un nome. Lia. Giulio entra nella gabbia e nonna Lia, che vede Giulio un po' verde e un po' blu, gli corre incontro. Le loro lacrime insieme fanno fiorire il mondo di 1000 colori. Nonna Lia ora ha una vera casa. Nonna Lia racconta ogni notte a Giulio le fiabe degli animali che proteggono i bambini. E ci sono i gatti volanti, farfalle dalle ali di seta, pipistrelli, birichini. Inverni e primavere trascorrono. Giulio e nonna Lia disegnano insieme un mondo felice. In una notte piena di stelle, nonna Lia racconta a Giulio che dovrà andare via, in un posto dove lui non può raggiungerla. Deve andare sul ponte dell'arcobaleno. Il lungo ponte che tutti percorrono alla fine della vita.
Giulio piange, si dispera, non vuole lasciarla andare via. Nonna Lia gli promette che non lo lascerà mai solo. I veri amici non si lasciano mai. Il mattino dopo, mentre nonna Lia corre libera sul ponte dell'arcobaleno, Giulio resta nel suo lettino. Pensa che la fata sia stata cattiva perché ha portato via nonna Lia. Ma un gattino si affaccia alla finestra di Giulio, gli salta in braccio. Ha un occhio verde e uno blu.